Sì, ci ha raggiunto, giornalista, scrittore, quarto grado su Rete 4, sta per arrivare un altro di quei suoi libri bomba sul Vaticano, Giudizio Universale. Concita De Gregorio, Repubblica, buonasera. Avete visto collegata la professoressa Fornero, ora è caduto il collegamento, ma la recuperiamo in fretta. Allora, Gianluigi, si torna sempre al tema pensioni. Quale che sia il governo, quale che sia la situazione economica, resta sempre centrale il tema delle pensioni. Perché? Perché stiamo andando verso un rosso sempre più profondo. Fammi però dire un commento a Landini, perché veramente qua siamo di fronte, io credo, a una manovra dove distribuisce dei centesimi a chi ha già dei gravi problemi di soldi e diventa quasi un'offesa e un insulto. Perché si passa da un assistenzialismo che ha segnato il nostro paese in chiave negativa a un assistenzialismo dell'elemosina che offende chi fa i sacrifici e deve stare attento. Perché poi, e concludo, c'è qualcosa anche di peggio. Dicono che bisogna chiedere lo scontrino all'idraulico con la carta di credito. Io già voglio vedere, con tutto il rispetto, questi artigiani che si devono prendere il bancomat e entrare nelle case con il bancomat attaccati non si sa dove. Ma a parte questo, attenzione, e i ristoranti. Cioè io vado con la mia carta di credito, pago al ristorante e poi ho un'agevolazione fiscale. Ma scusate, se noi togliamo qualsiasi tipo di detrazione ai redditi sopra 100-120 mila euro, ma il ristorante chi ci va, chi può permetterselo? Nel momento in cui io non ho più detrazioni, non pagherò con la carta di credito, farò l'occhiolino al ristoratore e faremo una 1-1. Sentiamo Concita De Gregorio sul costume, sull'abitudine, e poi Carlo Cottarelli sui conti, prego. Guarda, io penso sempre che questa sia una politica a spegnimento, cioè che parla a persone che hanno un'età avanzate, che quindi giustamente reclamano una pensione decente, e non parla più da tanto tempo a chi la pensione non ce l'avrà mai. Allora, da genitore, io penso che se mi dicessero vuoi 40 euro in più di pensione o un lavoro per tuo figlio o una politica che investe per dare un lavoro a tuo figlio, io rinuncerei a 40, 80, ma anche a 150 o 200 euro se mio figlio potesse avere un lavoro. Quindi credo che sia una politica che parla a un elettorato per lo studio, anziano, che non si sente. Diciamo così, che ignora completamente anche il tema della tassa sulla casa. Ma chi ce l'ha fra i ragazzi una casa? E chi ce la potrà mai avere una casa? No, stiamo soltanto parlando a persone che hanno avuto un reddito. Sono le categorie che li condannano a rivolgersi sempre a persone come loro. È tutta una politica che parla, destra, sinistra, centro, tutta la politica parla a un elettorato, che è un elettorato, si sarebbe detto una volta, a spegnere, cioè a finire. È un elettorato ultra cinquantenne che giustamente vuole mantenere quello che ha, vuole un po' di più di quello che ha. Ma io penso che in un'economia familiare, dove ci sono i nonni che mantengono i nipoti oramai, perché neanche più i genitori, in un'economia familiare, se si dovesse fare un discorso seduti a tavola e dire ragazzi, guardando al futuro, che cosa è più importante? Avere un briciolo di più di pensione, un briciolo in meno di tasse, oppure avere una prospettiva reale, concreta, per esempio di defiscalizzazione completa di chi ha meno di 30 anni? Poi sentiamo Cottarelli. Perché possa entrare nel mondo del lavoro. No, presidente, se poi hai parlato della quota 100, no? A parte che Landini giustamente sottolinea come sia una mossa che poi va a scadenza nel dicembre del 2021, a parte che ormai siamo a quota 101, perché con tutte le finestre, finestrelle o blocche si sono via via messe, però dall'altra parte cosa abbiamo? Abbiamo un freno al governo, all'azione del governo da parte di chi? Di Renzi, che ha creato questo cespuglio suo dove si mette a cuneo proprio per bloccare qualsiasi tipo di cambiamento. Allora arriviamo al cortocircuito. Teniamo in piedi questi i socialdemocratici degli anni 90, quei piccoli partiti allora, del centro. Questa è materia di cui da Milano e Sallusti ora ci possono ben spiegare. Sallusti era stato il primo a dire si torna al pentapartito. Pietro Longo. Attenzione. No, io pensavo alla socialdemocrazia. No, quella di Schmitt. Cosa succede quando, professor Cottarelli, cosa succede quando si agisce così un po' a spizzico? Si va a intervenire al momento, dice ne faccio uscire il più possibile. Guardi il cartello 30, che succede? Che finito questo periodo di quota 100 si ritorna alle regole di prima, si ritorna alla legge Fornero secca. Certo. Quindi Giorgio, che è nato a dicembre 59, ha 38 anni di contributi, va in pensione a 62 anni,
sì, se c'è la quota 100. Senza quota 100, Mario, nato a gennaio 1960, un mese dopo, 38 anni, i contributi, andrà in pensione a 67 anni. 5 anni di differenza perché hanno preso la finestra sbagliata di governo. La soluzione sono sicuro che sarà trovata, creando qualche rallentamento nell'uscita di quota 100, il che vuol dire aumentare ulteriormente la spesa per pensioni. Io volevo commentare quello che ha detto Concisa De Gregorio. Sono anni che i governi fanno politiche per gli over 50 anni, per quelli che hanno più di 50 anni. Ai giovani non pensa nessuno. E perché è così? Perché i giovani sono pochi, perché una delle conseguenze del crollo demografico è che le nuove coorti, quelli nati dopo il 90, sono 500.000 invece di 1.000.000. E quindi contano meno. Sai, Concita, che succede? Quando noi parliamo, noi abbiamo i dati, guarda, noi abbiamo i dati di chi guarda la trasmissione. Se tu parli di pensioni dei giovani, non sono i giovani a guardare la trasmissione, ma sono i nonni che se ne preoccupano loro. E loro no. Allora, devono preoccuparsi loro. La famiglia non si rivolge a loro. Cioè, qual è il di questi politici che abbiamo oggi? E qua arriva la domanda per Damiano. Tra 10 anni, quanti saranno ancora in prima fila? Ma si possa preoccupare di un dodicenne? Sicuramente, e mi rivolgo da Milano e a Sallusti, sicuramente Matteo Renzi, perché è lui che vuole abolire quota 100 pensando ai giovani. Da Milano, Sallusti. Matteo Renzi è stato il politico che ha incarnato di più la rottamazione, che era il fatto anagrafico, quindi i giovani al potere. Adesso mi sembra che stia perseguendo un altro percorso, quello della Prima Repubblica, quello di avere un piccolo partito che condiziona le mosse dei grandi partiti. Poi i grandi partiti non ci sono più, non c'è più un investimento sul futuro. Quindi tutto quello di cui parliamo è lo specchio di una politica di cortissimo respiro. Alessandro, questo governo, che è un problema di identità politica, che ha lanciato il problema di corto respiro. Io contesto il fatto che bisogna fare una politica per i giovani non c'è bisogno di nessuna politica, i giovani hanno bisogno di una sola cosa, di poter avere prima l'istruzione e poi il lavoro, ma il lavoro non è che i giovani se lo autocreano, il lavoro glielo danno gli adulti e gli anziani, quindi bisogna fare una politica affinché gli adulti e gli anziani diano lavoro ai giovani, perché se no non capisco cosa vuol dire fare una politica per i giovani se noi Sentiamo Concita. Una politica per i giovani significa fare una politica che non guardi al proprio tornaconto elettorale, cioè non ai prossimi 3 mesi, ma ai prossimi 30 anni, che dovrebbe essere il compito della politica, se no sarei buona a governare anche io. Allora, la politica, ci hanno insegnato i padri della patria, è qualcosa per cui tu pianti un seme e cresce un albero alla cui ombra non sarai tu a riposare, ma saranno le prossime generazioni. Quindi certo che vuol dire pensare a un mercato del lavoro che, per esempio, defiscalizzi tutte le attività dei giovani sotto 30 anni, una scuola, una sanità, investire su quello. I giovani oggi, Sallusti, sono a manifestare per la giovane leader turca. Allora, queste sarebbero destra e sinistra che si confrontano. Questo, ma questo spazio, Nunzi Cottarelli... Non quota 100, perché loro quota 100 non li riguardano, allora, riguardano i curdi. Ora ci arriviamo, Concita. Il problema sembra però che sia Cottarelli e Nunzi, che qua ogni governo che arriva ha pochissimi soldi, pochissimo tempo. Quindi si premura solamente di premiare quelli che in una prima occhiata che riesce a dare sono o nella migliore delle ipotesi quelli che pagano meno o nella peggiore delle ipotesi quelli che li voteranno. E allora che succede? Cartello 25, IMU e TASI sulle seconde case possono aumentare di 85 euro l'anno in oltre 4.000 comuni. 4.000 comuni vuol dire il grande delle abitazioni degli italiani. Cottarelli. Questo sì, è vero, questo non c'è dubbio, però io volevo dire una cosa sulla questione che cosa si può fare per i giovani. Se io tengo alta la spesa pubblica, la spesa per le pensioni, e poi devo trovare risorse tassando il lavoro, io faccio una politica che non è a favore dei giovani. Se io detasso i giovani quando vengono assunti, faccio una politica concreta a favore dei giovani, questo intendo dire. Sì, finanziata risparmiando. Non vi perdete sui giovani perché ne parliamo a lungo più tardi. Luzzi. Sulla casa, io credo che la casa sia stata un bancomat per i precedenti governi. È vero che noi non abbiamo la tassazione sulla casa, se ci sono degli studi che parlano di 40 miliardi all'anno incassati proprio su tasse e balzelli
sulle proprietà immobiliari. Il problema qual è? Il problema è che non si è voluto rivedere il catasto. Noi abbiamo un catasto che non ha nessuna aderenza con la realtà e quindi premia i furbetti contro qualsiasi paese. Penso alla Cina. La Cina, per esempio, c'è il catasto tridimensionale. Lì è vero che è un regime comunista che è un po' diverso dal nostro, per fortuna nostra, però le case, le proprietà e i beni sono calcolati al millimetro. Invece da noi siamo ancora, come dire, in una campagna selvaggia dove vince il furbo, come sempre, a danno di chi paga. Questo è. Cartello 40, e vi faccio vedere un altro particolare. Dicevamo il problema della casa. Al problema delle tasse sulla casa si aggiunge tutto quello che tasse non è, perché noi questo li seguiamo nel momento in cui la politica li porta in prima pagina, ma perdiamo di vista che oltre a fare il mutuo tu ci devi mettere 17.000 euro. Trilocale da 250.000 euro, facciamo un esempio, commissioni d'agenzia oltre 9.000, notaio 3.500, imposte di registro 1.700, istruttoria 1.670, assicurazione incendio obbligatoria, che diciamo a quel punto, dice almeno che non me la brucia. Tutto questo va. Mi dice Cottarelli che succede al mercato della casa? Anzi no, non fa in tempo, facciamo pochi secondi. Intanto sono arrivati anche Calenda, Barbara Palombelli, Carla Ruocco, prego accomodatevi. Pochi secondi di spot e cominciamo.